Buongiorno. Nel 1974, nello spazio che allora avevo, in via Maria Vittoria 46, lo studio 46, presentai opere di Lucio Fontana. 1974. Questo ovviamente non mi attribuisce il titolo di esperto, ci mancherebbe, ma per dire che non ho un pregiudiziale atteggiamento di rifiuto nei confronti di Fontana come di altri artisti. Nel mio discorso Fontana è un paradigma, non è... Parlo di lui, perché parlo di lui? Perché quando io lo presentai come uno degli artisti di media importanza, non era certamente il mostro sacro che oggi, e aveva questa sua curiosità, c'era questo suo interesse che io come operatore nel campo artistico ritenevo di doverlo presentare come tantissimi altri artisti, come Vasarely, come Benvoitier, come moltissimi altri, Wilfredo Lam, eccetera. Non è che chi si occupa d'arte deve necessariamente scegliere e decidere. Altra cosa è chi si occupa di critica d'arte. Ora, Fontana è diventato una sorta di mito. Naturalmente, come tutti i miti contemporanei, ha il suo impulso, la sua radice negli Stati Uniti. Senza la benedizione di New York, di qualche museo di New York, nessun artista diventa veramente importante. E quindi adesso il Whitney Museum di New York, che fino ad oggi era praticamente un museo che presentava esclusivamente artisti americani, apre finalmente lo sguardo anche su un orizzonte più ampio e tra gli altri artisti presenterà Fontana. Come italiano sono molto lieto. Perché comunque, anche se nato in Argentina, di fatto Fontana può considerarsi italiano. Ma entrando nello specifico dell'arte di Fontana, io vedo sulla lettura di ieri un lungo articolo di Stefano Bucci, il quale parla di tutto, parla del curriculum, parla di tutto, di Fontana, le mostre che ha fatto. Fa tutti i discorsi generici, come ormai siamo abituati a leggere nei testi critici, ma dice poco o nulla di Fontana come opera. Questo anche perché, a mio modesto avviso, c'è poco da dire. C'è poco da dire. Infatti, quando Bucci cita, lascia la parola Fontana, Fontana cosa dice della sua opera? Io buco, passa l'infinito di lì, passa la luce, non c'è bisogno di dipingere. Tutti hanno pensato che io volessi distruggere, ma non è vero, io ho costruito, non distrutto. Ecco, mi sembra una spiegazione tutto sommato abbastanza modesta, abbastanza modesta. Di una tematica artistica, cioè, non è che sia molto convincente, sia molto esaustiva. Ma anche i critici, come si dice, titolati, come Arturo Carlo Quintavalle, quando fanno un articolo su Fontana, che non è un articolo critico, che è una sorta di confronto, una sorta di cita altri articoli, ne leggo un brano per essere più esplicito per chi non avesse letto. Ma allora perché Fontana è tanto importante? Perché le sue nature
sfere di terra modellate, trafitte, poi colate in bronzo, sono un diapason dell'arte europea, ma solo tangenti all'esperienza informale. La risposta sta nel passo citato all'inizio, certi riferimenti fondanti restano di Klee, Arp, Kandinsky, ma anche Calder, soprattutto Mondrian. Ogni opera di Fontana è pensata nel segno dell'architettura. Ogni foro o taglio evoca la divina proporzione. Udite, udite, ogni foro o taglio evoca la divina proporzione. Per lui la collaborazione con gli architetti del gruppo BBPR e Baldessari e tanti altri vuol dire invenzione di nuovi spazi. Così, mentre l'artista appare lontano da Wolff, Futrier, Debuffet, Artung, protagonisti dell'informale europeo, egli appare attento invece alle strutture di Giacometti, alla amare, corrosa materia di Ricker. Ora, non vedo accenni all'opera di Fontana. Io vorrei che mi spiegassero, mentre quando si parla della cosiddetta arte classica, i riferimenti che mi capita, sono costretto a fare spesso, c'è un riferimento, cioè la pittura, la narrazione, il discorso, la pennellata, o altre cose, la scultura, la forma, l'espressione, eccetera, eccetera. Qui non si parla dell'opera, si parla dell'artista, si parla dei collegamenti, perché si crea una delle enormità dell'arte contemporanea, cosiddetta avanguardia, e consiste in questo: c'è una sorta di rimando, una sorta di assemblamento di artisti, in modo che uno giustifica l'altro, uno rimanda all'altro. Quindi in pratica non è mai un discorso su un artista. L'artista fa questo, il significato di quest'opera è questa, e quindi con estrema chiarezza e semplicità, no, c'è sempre un rimando a un altro artista, collaterale, vicino, che ispira, che fa. Tutte cose che chiaramente, lo dico, almeno questo mi si consenta con cognizione di causa, avendo trattato Fontana nel lontano 1974, non si vede nell'opera. Può essere gradevole, può essere accettato, per carità, tutto è una questione de gustibus non est disputandum, quindi nessuno censura nessuno, questo lo ripeto, però ecco, vorrei che mi si parlasse dell'opera, mi si dicesse qualcosa. C'è addirittura la frase in cui c'è un richiamo a Padre Eterno, addirittura, no? Ecco, con la citazione di Fontana. Quindi siamo in una situazione di parossismo critico, di paranoia commerciale che la critica sostiene e giustifica. Esattamente il tema che io affronto in tutti i miei scritti, in tutti i miei interventi. Quindi non c'è una critica, cioè voglio dire, Fontana ha uno spazio, è un artista, ci sarà qualcuno che avanza delle riserve, che muove dei rilievi critici, qualcosa. No, 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 non esiste più, ormai è un mostro sacro celebrato, adesso da lui nel museo, quindi è intoccabile. All'asta ha raggiunto i 21 milioni di dollari e quindi non c'è più nulla da dire. Ma vi sembra questo un modo di approssimarsi all'arte? Cioè, quale tipo di senso critico, non solo riferito all'arte, diamo alle nuove generazioni di artisti, alle nuove generazioni in generale, di ragazzi, di giovani che si avvicinano all'arte? Li mettiamo di fronte a una serie di mostri intoccabili, incriticabili, non criticati, e quindi
li portiamo in un vicolo cieco, nella retorica più bieca, come avviene purtroppo in tanti altri campi. Ecco, questo secondo me non è accettabile. Sarò, more solito, una voce fuori dal coro, ma a mio avviso questo non è accettabile. Trovo questo un'ulteriore picconata all'arte, un ulteriore passaggio della morte definitiva dell'arte, che prima o poi ci si renderà conto che abbiamo costruito un castello di menzogne, di argomentazioni retoriche prive di fondamento. E questo è quanto. Ovviamente temo che pochi di voi saranno d'accordo con quanto io sostengo, e tuttavia questa è la mia tesi che offro alle vostre considerazioni. Buongiorno.